Radio Radio presenta Un giorno speciale. Buongiorno a tutti amici ascoltatori di Radio Radio, buongiorno amici ascoltatori di Un giorno speciale, insieme a me c'è Stefano Molinari. Ecco, e insieme a me c'è Enrico Silvestrin. Oggi parliamo di scuola, caro Enrico. Parliamo di scuola, per noi è un ricordo lontano, ma per tanti è l'attualità, per qualcuno è anche il futuro. Io non ricordo neanche com'era fatta la mia scuola, non ricordo neanche il nome della mia scuola. Io sì, perché ce l'ho qua a fianco. Ma il nome non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Un po' come nella pecora nel bosco, a volte non ti ricordi i nomi. Beh, vabbè, dai, quello della scuola è impossibile. Oh, a volte non mi ricordo in che sezione ero. Io sì, io sempre là. Perché c'era un tempo in cui. Perché c'era un tempo in cui si pensava, non so in base a quale criterio, che là fosse la sezione migliore. Si andasse a scalare A, B, C, perché era la prima concepita e quindi i professori, le eccellenze le avevano messe lì. Sì, che era un luogo comune, un pregiudizio, però comunque sì, c'era la lotta per la sezione A, almeno quando andavo a scuola io. No, io sono sempre stato nelle ultime, dalla D alla, no, vabbè, D, E, H... G. Oh, e chiaramente il punto è questo: come vengono scelti i professori? Allora, ieri è stata varata la riforma della scuola, targata Renzi, la famosa buona scuola. Sono 10 punti più o meno. Sì, insomma, saranno molti di più, insomma, però si può riassumere. Si può riassumere, sì, nei punti fondamentali ci sono. Insomma, è chiaro che il ruolo del preside viene aumentato moltissimo, c'è una valutazione del lavoro dei singoli professori. Io devo dire che. Sì, anche se in realtà si legge nei punti che non è il preside reale factotum, perché comunque ha una serie di altre personalità con cui poi deve decidere, di cui una esterna. Però adesso vi spiegheremo veramente nei dettagli come funziona. Indubbiamente il preside è il nuovo sceriffo della scuola, insomma. Sembrerebbe di sì. Peraltro, io voglio dire, io c'ho un conflitto di interessi, perché in tutto l'anno l'insegnante di matematica di mia figlia non si è mai vista, praticamente si è data malata per tutto l'anno e c'è stato una specie di giostra di supplenti e di fatto mia figlia di matematica non capisce niente. Credo, neanche il modo di appassionarsi così. No, sì, e poi è difficile entrare nei concetti che non conosci senza avere una figura alla quale rapportarsi. Fa la terza, farà la quarta l'anno prossimo, però insomma queste sono le basi, se hai un rapporto negativo con la matematica anche alle elementari te lo porti appresso. Ecco, con la riforma credo che questa insegnante che viene da molto lontano, dovrebbe essere quindi allontanata. Credo di sì, insomma, e questo sarebbe un fatto positivo. Ecco, questo come dovrebbero essere impedite quelle assunzioni di professori, di docenti, magari 1000 chilometri lontani da casa, no? Sì, questo sì. Ma allora andiamo a parlare con chi non solo è docente di storia e filosofia, ma è anche senatore, se non sbaglio, vero? Sì. Senatore Nicola Morra del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Nicola. Buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io volevo partire appunto con punto per punto quello che poi la stampa oggi elenca, fa una summa, diciamo, in 10 punti della riforma della scuola. E magari commentando proprio con lei, Nicola, volevamo capire punto per punto quali sono le obiezioni che avete posto e dove può essere buono, dove condividete, oppure se non c'è una condivisione, diciamo, su tutta la linea. E allora, sì, prego. Mi dica. Allora, no, faccia domande dirette così. Allora, il punto primo della stampa è le assunzioni. Si dice che in totale verranno assunti 107.147 nuovi professori. Penso questo sia un numero insindacabile, mi sembra molto preciso come numero. No, francamente, noi dobbiamo partire dal primo annuncio effettuato da Matteo Renzi ad agosto del 2014. In quell'annuncio Renzi parlò di 148.000 circa assunzioni. Per il primo settembre del 2014 stesso, annuncio che è stato smentito dai fatti.
Successivamente, in relazione al secondo, diciamo così, episodio di questa malattia che si chiama annuncite, la cifra è stata ridotta a 101.000 circa. Per quello che noi abbiamo potuto appurare, al primo settembre prossimo, con l'approvazione del DDL data per scontata anche alla Camera, ma io naturalmente spero che questo non avvenga, noi dovremmo avere, secondo calcoli che sono stati ripresi anche dalla stampa, 45.000 circa assunzioni a tempo indeterminato al primo settembre prossimo. 51.889. E noi sapevamo circa 45.000. Poi invece nel corso dell'anno arriveranno le nomine con decorrenza giuridica successiva e con decorrenza economica al primo settembre 2016. Poi dovrebbe anche essere bandito il concorso famoso, annunciato, ma su cui ieri si è ben poco detto, ieri e nei giorni successivi, perché il concorso, diciamo così, è un corollario della riforma, per come è stato annunciato dal ministro Giannini, dal sottosegretario Faraone e da altri, insomma, esponenti dell'esecutivo. Noi reputiamo che anche queste cifre rivelino una straordinaria debolezza e poi ipocrisia dell'esecutivo, perché una cosa è avere 100.000 assunzioni subito, un'altra cosa è per esempio averle diluite su 2 anni scolastici. Considerando le cifre normali del turnover cosiddetto, e cioè del pensionamento di migliaia e migliaia di docenti, come si capisce, queste cifre diventano sempre più normali piuttosto epocali. In effetti, poi quelli che vengono assunti a settembre 2015 non percepiranno lo stipendio prima di settembre 2016. Ma questa è un'altra questione ancora. Poi dobbiamo anche ribadire che con queste assunzioni scompariranno comunque le cosiddette supplenze annuali, gli incarichi annuali, e pertanto sarà, diciamo così, un gioco da ragioniere quello che verrà proposto e viene già proposto come la sostituzione epocale di un sistema che si è fondato sul precariato. Noi avevamo comunque un'offerta di lavoro che verrà trasformata senza che però queste cifre, quelle addotte dal governo, siano esattamente così rilevanti come si vuole far credere. Senatore, siccome io sono partito da un fatto concreto, no? C'ho mia figlia che quest'altro anno farà la quarta e che non ha mai visto la sua insegnante di matematica. Ecco, questa riforma, allora, c'è una valutazione. Posso intervenire su questo? Lei mi dice non ha mai visto la sua insegnante matematica. Non è malata di tumore, non ha una malattia, cioè non è una malattia, cioè ha sempre rinnovato una forma di malattia così, cioè poi cioè si sa che sta lontana, abita lontana, dai, sono quelle cose le malattie diplomatiche. Allora su questo io vorrei essere netto. Le malattie o sono vere oppure non sono, ecco, quindi le malattie, diciamo, diplomatiche probabilmente non è. Guardi, questo lo possiamo solo e soltanto supporre, però io credo che se le cose stanno come lei lascia pensare, si configuri una truffa ai danni dello Stato e in particolar modo di studenti, di famiglie di studenti che hanno il pieno diritto ad avere una docenza seria e rigorosa. Purtroppo la scuola italiana, con un sistema di reclutamento sconclusionato che nei decenni è stato, se possibile, peggiorato, ha prodotto situazioni di questo tipo, perché sappiamo tutti che per esempio uno dei cavalli di battaglia con cui la Lega ha tuonato contro i meridionali in genere era appunto questo del classico docente meridionale che va a conquistare il ruolo, come si diceva un tempo, nelle scuole settentrionali per poi appena possibile usufruire nel lecito, ma anche, diciamo così, nell'illecito, di meccanismi che di fatto venivano tollerati e che
poi consentivano a questi docenti spesso di non svolgere la loro funzione e agli studenti produceva un danno enorme. E questo perché è lo Stato che questo concede, in quanto i controlli che sono a carico dello Stato, perché poi è un servizio sanitario nazionale quello che deve verificare l'attendibilità di un certificato medico, è lo Stato che viene meno forse ai suoi doveri. Ecco, quindi dice anche con le leggi vigenti c'era possibilità di appurare questo, che non è un caso isolato, l'ha detto anche lei, insomma. Certo, mi scusi, io ho fatto ben poco precariato, l'ho fatto in provincia di Cosenza, però senza cattiveria, ognuno c'ha, ecco, questo secondo me sarebbe divertente, questo poteva essere uno strumento, alcune scuole, se non ricordo male, già lo facevano. In pratica ognuno di noi, ogni dipendente pubblico, a mio avviso, semplicemente perché è un servitore dello Stato, deve poter consentire a tutti quanti quelli che lo vogliono di capire quanto lavori e così, e come lavori anche. Pertanto, senza entrare nel merito dell'eventuale patologia, nel merito di una sfera che deve essere giustamente tutelata, però ecco, il cittadino deve poter sapere, fammi vedere, questo insegnante negli ultimi 10 anni si è assentato 3 giorni 7 anni fa per malattia, 2 giorni l'anno scorso, quindi ha un tasso, senza nulla, diciamo così, eccepire. Qualora il sistema di controllo sia un sistema di controllo rigoroso, purtroppo ogni volta scopriamo che ci sono spesso, insomma, situazioni che non sono al limite ma che sono oltre il limite, ma questo è un problema dello Stato. Perché i medici, i controlli INPS, insomma, i controlli di chi di dovere, insomma, debbono essere rigorosissimi. E Morra, parliamo invece del ruolo del preside, il cosiddetto preside sceriffo, e soprattutto come vengono scelti e assunti i docenti. Bene, in base a quanto è stato approvato, in pratica scomparirà la contrattazione collettiva nazionale, ogni singolo dirigente scolastico avrà un potere di negoziazione contrattuale con il docente e conferirà allo stesso, in base a valutazioni del tutto sue, incarichi, attribuzioni, appunto, e quant'altro. Anche gli stessi dirigenti, per quello che sappiamo, dovranno essere sottoposti a controllo, però io adesso pongo a tutti quanti noi una domanda che ho posto anche all'Aula senza ottenere risposta. Chi andrà ad insegnare in scuole difficilmente raggiungibili oppure in scuole di zone degradate di città, se non quelli che sono residenti in quella scuola? E quel dirigente scolastico, anche ipotizzando che ci sia un modello unico di docenza la migliore possibile e ipotizzando che il dirigente faccia questa scelta in funzione di quel modello unico, quel docente scolastico che si troverà a dover racimolare senza cattiveria, ma questa è la logica della riforma, gli scarti degli altri dirigenti scolastici, quelli che non sono stati scelti dalle scuole più fortunate di riferimento, quelle scuole che potranno per esempio ottenere finanziamenti e sponsorizzazioni, seppur fino a 100.000 euro annui, da parte di privati, quei dirigenti scolastici, quelle scuole, quelle comunità scolastiche non saranno esse stesse penalizzate da una riforma che non ha un correttivo perequativo al sostegno di queste scuole? Ma questo già avviene, mi scusi, questo già di fatto avviene, perché ci sono i genitori che non mandano per esempio i figli nelle scuole in cui ci sono percentuali per esempio di stranieri più elevate, cioè comunque c'è una ghettizzazione. Bene, ma questa riforma accentuerà ancor più questa dinamica. E allora di quelle scuole che cosa vogliamo fare? Le vogliamo chiudere? No, mi dica, perché chiudere, ma no, è una situazione già in atto, ecco, non è introdotta dalla... Per questo motivo, noi piuttosto che contrastare il fenomeno,
lo andiamo ad esacerbare con questa riforma, per cui noi avremmo dovuto fare in maniera del tutto opposta una riforma finalizzata ad innalzare il livello medio dell'offerta formativa senza estremizzare le differenze, perché questa riforma produrrà negli anni, sempre che venga approvata, io ribadisco, spero che alla Camera qualcosa accada, questa riforma produrrà un'accentuazione delle eventuali positività che comunque negli anni siamo riusciti a costruire con alcune autonomie scolastiche, e una ulteriore mortificazione degli sforzi di quei pochi che cercano in scuole degradate, in scuole di periferia, in scuole dimenticate da Dio e soprattutto dal Ministero, di fare il proprio dovere. Io penso che il compito di uno Stato democratico sia operare verso la coesione, verso l'inclusione. Lei faceva riferimento ai problemi determinati dall'iscrizione in moltissime scuole italiane di studenti non italofoni, soprattutto certo. Studenti extracomunitari. La concentrazione in certe classi, poi, concentrazione. Benissimo, in certe benissimo. Classi. Che cosa dobbiamo fare, per esempio? Li dobbiamo integrare, li dobbiamo quindi rendere oggetto di sforzi ulteriori affinché questi studenti divengano sempre più cittadini pienamente inseriti nella nostra società, rispettosi delle regole che questa società si è data nel tempo, oppure li dobbiamo marginalizzare promuovendo negli stessi un atteggiamento di chiusura e di contrasto alla società italiana, perché questa è la sfida che noi dovevamo accettare, che invece questo governo con una logica del tutto aziendalistica ha rifiutato. Questa, mi lasci dire, è una riforma che sposa dei paradigmi da eugenetica negativa, verranno mortificati quei contesti che territorialmente non potranno offrire alcuni standard, non verranno affatto aiutati e verranno permesse invece situazioni magari anche di eccellenza, lì dove però il Paese è già in grado di supportare la ricerca, una didattica sempre più aggiornata, attenta e personalizzata alle esigenze dello studente, però questo significa aggiungere differenze a quelle già notevoli che oggi a livello scolastico abbiamo. Io ho fatto ieri una riflessione con un collega del PD, in base alle prove Invalsi e OCSE PISA, noi sappiamo che gli studenti, per esempio, delle scuole meridionali nei primissimi anni di scolarizzazione ottengono risultati per nulla inferiori e in alcuni casi anche superiori a quelli ottenuti. Qualcuno sostiene che ci sia il trucco su questo risultato, cioè che vengano aiutati addirittura per dare dei risultati positivi per questione, diciamo, di bottega, insomma, qualcuno, anzi sono stati testimoniati. No, adesso le faccio questa riflessione. Allora c'è l'aiuto, c'è alle elementari cosiddette, c'è alla scuola primaria, però poi non c'è al liceo, non c'è all'istituto tecnico, e questi dati ci dimostrano che in pratica è proprio la scolarizzazione che, subendo un deficit rispetto alla scolarizzazione che avviene nel centro e nel nord dell'Italia, produce negli studenti meridionali, a livello medio naturalmente, un venir meno di alcuni risultati che invece nei primissimi anni di scuola sono ottenuti da questi stessi studenti. Ora, se le cose sono queste, noi avremmo dovuto investire soprattutto lì dove c'era necessità, perché torno a ripetere, sì, noi magari potremmo premiare alcune eccellenze, potremmo avere sempre più studenti che magari bravi, bravissimi, ottengono dei riconoscimenti internazionali e che magari poi abbandoneranno il paese perché andranno a lavorare presso atenei stranieri, presso aziende europee, statunitensi o asiatiche, perché fra l'altro abbiamo un mercato del lavoro che premia i peggiori e manda a lavorare all'estero i migliori, e poi il livello medio continuerà sempre più a diminuire verso il basso. Esattamente il contrario di quello che doveva fare una riforma democratica. Senta Moro, c'è un aspetto che lei ha detto prima che mi ha abbastanza colpito, ovvero non c'è più la negoziazione sindacale di categoria, ma ogni docente è libero di condurre la propria trattativa con il preside. Allora, credo che questo possa portare a un ribasso anche qualitativo, nel senso, si tenderà, immagino, ad assumere chi chiede meno,
lasciando fuori quelli che chiedono di più, chiaramente, e si abbasserà anche il mercato, perché fondamentalmente chi chiede meno forse anche qualitativamente vale meno. Ma guardi, questa è una riforma che nasce anche e soprattutto da esigenze ragionieristiche. Come ha più volte sostenuto il ministro, ad esempio, i docenti che verranno assunti per i primi 3 anni avranno il contratto dell'apprendistato. Al contrario, fino ad oggi tutti i neoassunti avevano quantomeno per il primo anno, ma soltanto per il primo anno, un contratto che era fermo, dopodiché partiva la cosiddetta progressione stipendiale per anzianità di servizio. Invece le cose non saranno più queste. Nella considerazione della spesa per l'intera massa stipendiale, la ragioneria dello Stato ha fatto dei conti, ci ha fatto sapere che alla fine quello che verrà speso sarà decisamente inferiore rispetto a quello che viene speso oggi, tant'è che nel DEF, cui il governo non ha potuto nascondere alcune cifre, alcune percentuali, si sostiene che la percentuale di spesa per l'istruzione pubblica verrà a diminuire da qui al 2019, passando dall'attuale 3,7 al 3,5% di rapporto con il PIL, per cui parità di popolazione scolastica. Aumenti il PIL. No, hanno messo che aumenta il PIL, quindi la percentuale può scendere. Sì, però mi scusi, a parità di popolazione scolastica e con numeri di docenti che, stando alla loro retorica di propaganda, dovrebbero aumentare, se poi la percentuale di spesa viene a diminuire, beh, qualche perplessità ce l'ho. In più aggiungo che la media di spesa in rapporto al PIL dei paesi dell'OCSE è del 5,4%, se non ricordo male, e ci sono paesi come quelli per esempio scandinavi o come la Germania che riescono a spendere fino anche il 6% del PIL sull'istruzione pubblica. Noi invece tranquillamente decidiamo di disinvestire in istruzione e conoscenza. E poi aggiungo, se dobbiamo considerare che la didattica dovrebbe sempre più essere proposta attraverso le nuove tecnologie, giacché noi sappiamo che ad ora siamo terzultimi in Europa per quanto riguarda la velocità trasmissione dati, e tutto questo fa ancor più sorridere, perché io non posso proporre per esempio ai miei studenti di seguire in teleconferenza un seminario che si sta svolgendo all'Università di Padova e che potrebbe anche essere oggetto di una nostra riflessione comune, perché magari c'è un docente particolarmente brillante che voglio far conoscere ai miei studenti, perché la rete in diverse zone del paese non è in grado di supportare queste modalità di lavoro, di lezione. E allora non riempiamoci la bocca di propositi che poi non possiamo assolutamente realizzare, cerchiamo di essere concreti. Io purtroppo ho dovuto constatare che all'interno dell'aula, relativamente al Senato, sono pochissimi i colleghi che provengono dalla scuola media superiore, dalla scuola media inferiore e dalla scuola primaria, per cui saremo in 3-4 con ruoli fra l'altro anche diversi. E un tempo i docenti erano parte robusta del corpo parlamentare. Questa dimostrazione del fatto che la scuola non è riuscita negli anni a mantenere quel livello di considerazione che un tempo aveva, perché essendo una società che puntava alla crescita di tutti i suoi membri, si puntava appunto alla spesa in istruzione, e noi italiani negli anni 50, negli anni 60 e anche negli anni 70 siamo cresciuti particolarmente su questo versante, perché lo Stato investiva massicciamente su questo versante della spesa pubblica. Ormai sono un paio di decenni che registriamo un fenomeno del tutto contrario. Ecco, sì. Senatore, grazie e buona giornata, buon lavoro, grazie. Arrivederci, grazie mille. La ringrazio io e buona giornata. Grazie. Quando volete ragioneremo di scuola, perché ecco, c'è necessità di ragionare di scuola. Non c'è dubbio, poi molto abbiamo volentieri. Entrambi figli, quindi è di scuola pubblica, soprattutto. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Arrivederci. Buona giornata. Allora,